parla anche di azioni agghiaccianti e crudeli dell'Occidente nei confronti del terzo mondo, svolte diciamo alla luce del sole perché rese legali in qualche modo. La colpa principale, non ho ben capito, è degli stati singoli, quindi dei vari governi o delle grandi multinazionali come la Nestlé, che già sappiamo che in passato ha sterminato milioni di bambini con il famoso latte in polvere, o di entrambe, insomma, potrebbe essere la colpa. La responsabilità sta soprattutto nei governi, perché quello che le multinazionali fanno e stanno facendo è un'opera di pressione, quella che si chiama lobby. Ma in ultima analisi, chi permette poi l'applicazione di alcune politiche, di certe politiche, specialmente le politiche finanziarie, eccetera, di commercio, le politiche di commercio in particolare, sono poi in ultima analisi i governi, perché non ci dimentichiamo che è vero che l'Organizzazione Mondiale del Commercio è un alveare di lobby industriali, tutti i giorni sono lì a premere appunto le Nestlé, le grandi multinazionali del tessile, del petrolio, eccetera, e delle agroalimentari, eccetera. Ma è anche vero che alla fine dei conti chi poi decide sulle politiche estere, sulle politiche di commercio e sulle politiche estere sono i governi. Quindi in ultima analisi la responsabilità è soprattutto dei governi, che poi danno agli organi sovranazionali come Fondo Monetario, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio, vari organi di cooperazione internazionale, di commercio internazionale, accordi bilaterali, eccetera, dando a questi organi, poi, che però sono controllati dai governi, ripeto sempre, il potere di fare nel terzo mondo cose terribili, però sotto l'aspetto della legalità, perché poi i governi corrotti del terzo mondo firmano questi accordi. Adesso attenzione, perché sai, hai letto sui giornali che con gli ultimi negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio le cose si stanno impantanando, perché il primo mondo non riesce più a fare così tanto la voce grossa, in particolare con India e Cina. Però poi lei ha detto che il Corano ha influenza minimamente sui kamikaze, no? Quindi la motivazione può essere più di carattere politico, identitario, cioè come mai hanno trovato una soluzione così estrema e così drastica e non un'altra soluzione? Cioè qui si parla addirittura di annullamento della propria persona, del proprio ego, insomma. Beh, mi credo di averlo spiegato durante la serata, perché devi capire che bisogna riuscire a capire come alcune di queste persone vivono lo strangolamento e il soffocamento della loro cultura. Lo vivono in maniera così profonda, così devastante, non sono cresciuti nel materialismo laico e disincantato dell'Occidente, sono cresciuti in altre culture. Mohammed Atta è vero che ha vissuto molto in Occidente, ma la sua infanzia, la sua gioventù l'ha vissuta a Giza, un quartiere del Cairo che ho visitato, dove di occidentale non c'è proprio niente, ma proprio niente, si respira un'aria totalmente diversa da quella che si respira da qualunque città occidentale. Allora devi capire come queste persone hanno vissuto la loro cultura, se ne sono innamorate e vivono con angoscia lo strangolamento della loro cultura. Cioè loro sostanzialmente dicono: beh, a questo punto, piuttosto che vivere nella mia cultura che viene sfigurata dall'Occidente a una velocità incredibile di anno in anno, sempre di più, preferisco morire. E allora mi faccio saltare per aria. Tieni anche conto che la mentalità del kamikaze, sempre lontano dalla questione coranica, la mentalità del kamikaze in altri ambiti, come potrebbe essere quello per esempio palestinese, che è differente dal kamikaze di Al-Qaeda, è anche: che mezzi ho, quali sono i mezzi che posseggo per poter lottare militarmente. Gli altri hanno uno strapotere militare migliaia di volte superiore al mio. Colpiscono e ammazzano i miei civili, io per colpire e ammazzare loro, che cosa faccio? Che potere ho?
l'unico potere che mi rimane, non avendo le armi, non avendo i missili, non avendo i sistemi di sicurezza, non avendo i satelliti, non avendo gli eserciti, è sta benedetta bomba che mi allaccio attorno alla pancia, è l'unica cosa che mi è rimasta. Per cui ecco un altro motivo per scegliere la condizione estrema del suicidio, perché in realtà non ho nient'altro, non gli è rimasto niente.